c'è l'accoppio di pollo, ecco qua, qua ce ne sono due, qui ne abbiamo preparate in anticipo altre due, in maniera da fare una porzione, perché una di queste poi è sufficiente, no? Come porzionatura, no Stefano? Sì, assolutamente. Cada uno, insomma. Certo, certo. Tra l'altro, guarda, si presentano anche bene. Io dicevo, Stefano, ad esempio, che la pelle del pollo, sembra quasi una rima, la pelle del pollo no, serve per proteggere anche in fase di cottura, anche se poi per chi magari... Se poi abbiamo isolato è buono anche da mangiare. Buono, esatto, anche se sono un po' grasse, però sì, in effetti. Ascolta, posso adagiartele sul fondo? Sì, mettiamo, sì, esatto, il fondo è pronto. La cosa interessante della peperonata, se mi permetti, è che non occorre isolare niente, tutto a crudo, sale e pepe, filo d'olio e al forno. A convenzione, dicevi, no? A convenzione, quindi facciamo la felicità delle signore che ci seguono a casa. Un forno ventilato. Sì, un forno ventilato semplice. Temperatura abbastanza bassa, 120 gradi, altrimenti rischiamo di bruciare, perché dove l'aria va a toccare appunto tende a bruciare un po' troppo. Una curiosità, Stefano, dopo magari un 10 minuti, un quarto d'ora, non so, dimmi tu il tempo, va girato, va un attimino mescolato? Quando si è smorzata un po', si gira, così si asciuga anche sotto bene. Ho capito. E quindi basta ricordarsi, non va sfumato con niente, no? Dicevi, assolutamente no, in questo caso no. Ci sono un po' di sale, pepe e olio, ma tutto messo a crudo, quindi molto semplice. Si può dire che questa è una dadolata? Con che sei? Una ratatouille? Ratatouille, ratatouille. Ecco, ratatouille. A tutti verranno in mente noi due vestiti da topolino. Esatto, ormai questo è... Chissà però se... quella rosa tu, Sì, chissà se è quel famoso slogan che avevamo cercato di lanciare all'inizio, sai, in cui a chi potevamo somigliare, ecco, un po', è stato ripreso un attimino. Devo stare attento alle battute che faccio, se no risveglio certe cose. Per qualsiasi curiosità, domanda... mandateci pure mail, indirizzate a me e Stefano, avremo il piacere di rispondervi. Allora, Stefano, il filo d'olio. Forni tu? Sì. Il filo d'olio. Aspetta. Il filo d'olio è qua. Grazie, Stefano. Tu metti il pepe, adesso ti passo il sale. Bene. E ci siamo. Olio, lo appoggiamo qui. Io ci metto un po' di pepe. Vedi com'è colorata? Vedrai che è da cotta, leggermente si scurisce perché la melanzana cambia di colore anche di stato. Però sarà molto... Sono convinto che piacerà anche ai bambini questa. Beh, assolutamente. Allora, a te... tutte e due a questo punto, no? Assolutamente. Manca un po' di sale, ti dicevi? Sì. Bravo. E poi te li faccio infornare. A questo punto. Ecco qua, il sale. Mi dai un po' di pepe che non l'abbiamo messo nella... A te, anzi. Provo. Nel frattempo inforniamo entrambi le cose. Bene. Questo... il colore in forno, esatto, oggi cottura, tutto da cottura da forno, tutto cottura a vapore, addirittura nel caso del pollo la facciamo un po' prima, che se si rassanga, se si raffredda un po' va bene, poi lo riscaldiamo. La verdura potrebbe essere quella fatta espressa mezz'ora prima che arrivino le persone, si mette al forno e va da sola, 120 gradi, impossibile bruciare. Perfetto, e visto che alterniamo il tempo, voi non cambiate canale, restate con noi che torniamo subito. Eccoci di nuovo insieme per questa ultima parte di questa puntata in punta di coltello, dove presentiamo insieme a Stefano una peretta di coscia di pollo farcita con salsiccia e con la peperonata accompagnamento. Ecco Stefano, una curiosità, io ho spiegato a casa la differenza fra il pollo ruspante, quindi allevato con certi crismi, certo, in equilibrio, che riesce a dare una certa tonalità o sodità alla carne. Io volevo chiederti, ad esempio, qualche segreto, se si riesce a capire poi in fase di cottura, tu che insomma sei un esperto della cucina, quando un pollo è più ruspante o meno ruspante, poi quando si sfalda o non si sfalda? Beh, sicuramente lo capisci durante la cottura, dal tempo di cottura, perché col forchettone appunto vai a sentire quando la carne è morbida e solitamente appunto se ci mette più tempo ci mette, più ruspante è, quindi più in cattività è stato. Certo, elevato. C'è comunque questo ritorno di ricerca per un pollo un po' più nostrano nella nuova cucina? Nella cucina della ristorazione il pollo intero
si tende a far fatica ad usarlo, perché solitamente il petto è un po', nella cottura classica, è un po', certo, un po' stoppaccioso, quindi si usa soprattutto coscia e sopracoscia. Certo. Però adesso con l'evento delle cotture sotto vuoto, le basse temperature, il petto è stato molto rivalutato. Rivalutato, certo. Ma comunque sempre in separato, perché poi la parte di schiena non è molto usata, c'è scarto, quindi, certo, si preferisce comprare di solito, però, meno quello che, però concordi con me, anche per coloro che ci osservano, che il pollo è ancora un, diciamo, un prodotto di carne bianca che riesce con un minimo di spesa a soddisfare in maniera perfetta e completa, assolutamente, no? Menù. L'altra cosa importante è che, essendo una carne abbastanza neutra, si adatta benissimo a qualsiasi tipo di condimento, spezia o verdura. Fra l'altro è ancora amato molto dai bambini, perché i bambini comunque e fa bene, perché dicono che proteine alte, grassi bassi, quindi per le diete, certo, torna, certo, perfettamente. Certo. Siamo tutti vuoti e liberi, perché oggi il forno sta lavorando per noi. Certo. Perché tutto da forno, cose molto semplici, adesso appunto andiamo a impiattare. Allora io riepilogo la ricetta e tu cominci a impiattare? Certo. Vai, allora, peretta di pollo, appunto di coscia, avete visto come l'ho snodata, riempita con la sacca poche e la salsiccia. Abbiamo cotto le verdure con 5 cucchiai d'olio d'oliva, una cipolla, un po' di aglio, un po' di rosmarino, guardate che bello. Guarda come si presenta la peperonata cotta. Bellissima, sì. Asciugata, non spappolata, tutto rimane consistente, i colori si vedono e sicuramente fa... È anche accattivante, il profumo è molto buono. Ti fa voglia. Quindi rosmarino, in questo caso abbiamo 4 cosce di pollo, abbiamo adoperato circa un 300 grammi di pasta di salsiccia nel sac à poche, del sale e del pepe, un po' di vino bianco, perché è sfumato, visto le cosce, con un po' di, certo, vino bianco. Sempre questo. E niente, direi che anche il tempo di cottura, un'oretta ce la facciamo. Ma sì, per queste cosce sì, anche meno di riusciamo a fare, sì, un'oretta, ecco. Sì, 45-50 minuti, se avete un forno con un po' di umidità, quindi un forno misto, altrimenti siamo sull'oretta 10. Quindi anche qui, insomma, i tempi sono abbastanza comodi. Indice di difficoltà? Beh, questo è molto semplice. Semplice, no? Appunto abbiamo fatto vedere che per questa peperonata, ad esempio, non serve nemmeno rosolare nulla. Ma sai che io sono convinto che se c'è qualche bambino che ci guarda da casa e vede una ricetta così, sono convinto che sicuramente gli viene un po' di appetito, comunque la colina in bocca. Speriamo. L'importante è che si fermino un po' prima e non diventino come me. Vabbè, insomma, è sempre meglio un po' più tondi che piuttosto. Ho sempre detto, la tondità dà sempre sinuosità. Sì, ma tu parli così ma non testimoni. E io cerco di mangiare, ma non riesco a ingrassare. Cosa sarà questo fatto di essere così affiatato con te che compensa, eh? Guarda che belle. Belle, 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 belle. Guarda, bellissime. Andiamo a mangiare qui sopra. Belle, cavoli, veramente bella. Una volta posata su questo bel colore, non restate a metterci un po' di fondo cottura? Certo, la classica demi glace. Un po' di toccio. 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 Vedete la classica demi glace densa, molto, sì, legata. Andiamo. Ascoltami. Sì. Questa non costa neanche tanti soldi, no? Penso che per 4 cosce così, tutto quanto nell'insieme, con 15 euro riusciamo a starci, diciamo, dentro, sì, forse, esatto, fare qualcosa in meno. Sì, sì, sì. Ascoltami, facciamo un classico, cosa volevi darci? Un altro siccome, tocco siccome di classico? Siccome c'è, no, del peperone dentro, facciamo... Stefano. Una cosa simpatica. Mi hai stupito con la casacca, mi stupisce un po'. Sì, un po' di colore in cucina, dai. Allora, Stefano, a te come solito, complimenti, molto bello. A te il piatto, a me il vino. Andiamo a trovare i trentini, gli altoatesini, con un bel pinot nero, che comunque secondo me si abbina bene. Eccola. Perfetto. Bene. Complimenti di nuovo a voi telespettatori, appuntamento ovviamente per la prossima volta. E buon appetito. Ciao.